Buonasera, ciao a tutti. Aspettiamo che si collega qualcuno, che le notifiche facciano effetto. Allora. Ciao a tutti, ciao. Vedo che cominciate a entrare. Allora, oggi abbiamo un ospite speciale, quindi adesso io cerco di farla salire su con noi. Teacher Tonia, vediamo se ci riusciamo. Allora, vediamo se sale. Eccola! Eccoli, si stanno connettendo. Hello, C'è già qualcuno? Ciao a tutti, ciao! Ecco che continuano ad entrare. Che bello, io sono felicissima. nel È frattempo la mia prima diretta a due. Hello, ci scrivono. se mi senti bene, io canterei una canzoncina mentre. Sì, salutaci con una canzoncina. Hello, everybody. It's so nice to see you. Hello, everybody. It's so nice to see you. Hello, everybody. It's so nice to see you. Hello, Elvira. So nice to see you. Hello, Katia. So nice to see you. Hello, everybody. It's so nice to see you. Hello, Maria Cristina. It's so nice to see you. Hello, everybody. It's so nice to see you. Hello, Crispy. It's so nice to see you. Hello, everybody. It's so nice to see you. Eccoci, fantastica la nostra teacher Tonia, che bello averti qua. È bellissimo averti qua con noi. Allora, vedo che ci sono già un po' di persone connesse. Io ti sento un po' a scatti ogni tanto, ma non so se gli altri ci sentite bene? Ci scrivete? Sì, dateci. Ok, Speriamo. vediamo se qualcuno ci dice ciao, ciao a tutti. Mira, ho visto già qualche amica. Sì. Tante amiche, dai, sono contenta. Allora, teacher Tonia, raccontaci un po' chi sei, che cosa fai. Allora, prima di tutto sono la mamma di tre bambini e ora siamo tutti a casa, come voi ben sapete. C'è Vincenzo di 6 anni e mezzo, Emilia. Sono, diciamo, un po' ravvicinata. Teacher Tonia, ci scrivono che ti sentono un po' a scatti. Anch'io ti sento un po' a scatti. Non so se forse sei lontana dal wifi. Non so. No, Mi no. sentono? Proviamo di no, proviamo. Mi sentite male? Male, Sentiamo un po'. Allora, si troncano le parole praticamente. Un po' a scatti, sì, non so perché. vediamo un po' come posso fare, perché non sono collegata al. Sembrerebbe un problema di microfono più che di wifi, ci scrivono. Allora, forse si sta sconnettendo. Sì, anch'io in effetti la sentivo un po' a scatti. Questi sono i problemi tecnici delle live che ovviamente ci sopraggiungono. Allora, vediamo se riusciamo a recuperare Teacher Tonia con una connessione un po'.
Migliore, vediamo. Adesso? Ci sei? Sì. Prova a parlare, dici qualcosa. Siete un po' meglio? Io adesso sembra di sì. Ah, ok. Allora, io vi parlo un po' di me e speriamo che vada meglio. Allora, ho l'età dei piccolini perché diciamo, è proprio dopo che ho iniziato quella vita. Perché Vincenzo, il più grande, trovavo a casa con un bebè e non sapevo che fare. La laurea in lingue, ho pensato come insegnare a mio figlio, cioè ho la laurea da dove partire, come tante mamme che mi fanno domande e magari conoscono oppure conoscono fa. Quindi dobbiamo capire come iniziare. Ecco, io ho iniziato a fare ricerca e dopodiché con mamme, amiche, con loro supporto, a giocare con i bambini, cioè, ecco, è nato il mio progetto Bilingual. Proprio perché, come scienze ci insegna, è possibile crescere anche in famiglia. E si sente male, non so se adesso si sente meglio. Un po' meglio di prima, ogni tanto però va ancora a scatti, non so per quale motivo. E quindi come si può fare? Iniziando dal pancione verso i 3 anni potrebbe iniziare. Sono insomma felice di rispondere alle domande tante che ti sono arrivate. Sì, perché ci sono arrivate poi in effetti tante domande dai genitori rispetto a questo tema, perché c'è sempre un po' di confusione, diciamo che i genitori hanno sempre paura un po' di sbagliare, no? E infatti una delle domande che è stata più ricorrente è stata proprio questa, ovvero quando iniziare con la lingua straniera? Quindi da quando? Da 1 anno, da 2 anni, da 6 anni? C'è un'età specifica oppure no? Oppure da subito? Allora, questa è la domanda, diciamo, quella più gettonata. Dicono ancora che si sente male, ma io non so cosa fare. Io parlo, poi vediamo, magari vi scrivo naturalmente. Adesso sembra che forse si senta bene. Speriamo che Un si po'. stabilizza un po'. Magari sì. Allora, la domanda più gettonata, perché tante volte io quando ho proprio magari di fare lezioni di inglese, di prendere l'inglese presto, è troppo alla scuola della primaria inizierà l'inglese e io così lo imparerà all'università direttamente. E in realtà noi siamo molto posizionati come cultura umanistica proprio dai metodi traduzione dei i greci e latini, quindi quel metodo. E però oggi anche nell'ambito proprio dell'apprendimento delle lingue straniere si è molto legati a questa metodologia, senza il livello, quindi considerare la parte invece biologica, perché il linguaggio diciamo, deriva proprio dal nostro cervello. Quindi quando iniziare i bambini neonati, parliamo del feto, anzi del grembo materno, iniziano a sviluppare l'udito. Quindi già apprendere. Quindi musica, cantare, addirittura memorizzava, dopo melodie e fiabe Natale. Quindi, Si sente molto poco, proprio ci perdiamo un sacco di pezzi, mannaggia. Non so se riesci magari a spostarti in un altro punto, non so. vediamo.
devo Stava dicendo che praticamente i bambini riescono a, cioè sviluppano l'udito già dalla gravidanza, per cui praticamente i suoni che ascoltano, sia legati alla lingua madre, sia legati alla lingua straniera, comunque vengono ascoltati dal bambino anche già quando il bambino è nel pancione della mamma. Giusto? Sì, Così vero. giustissimo. Io provo a fare Esatto. una trasloco, vediamo se Esatto, proviamo, magari in un altro punto della casa. proviamo, non lo so. Ed è importantissima questa cosa perché poi i suoni che ascoltano i bambini, confermami se sbaglio, i suoni che ascoltano i bambini nei primi mesi di vita, ma anche già dalla gravidanza, sono suoni che poi faranno parte del suo sé. Quindi praticamente se noi da subito cominciamo a inserire quei suoni e il bambino comincia già ad ascoltarli, avrà una certa familiarità poi con questi suoni e invece se non ce l'ha, poi dopo farà più difficoltà, chiaramente, più è grande, più farà difficoltà a sviluppare appunto questi suoni dentro di sé. Sì, allora si fa c'è uno stretto legame tra musica e inglese, lingua. Ora io parlo dell'inglese. Ditemi se si sente un po' meglio ora che mi sono un Sì, po'. ora non sento gli scatti, quindi pare di sì. Vediamo. Perché la musica? Perché comunque la lingua è fatta proprio di suoni, i suoni di una lingua, quindi musica, lingue, quindi fare proprio ascoltare. Parlavo del. Quindi del settimo mese di gravidanza, il bambino poi nasce, quando nasce il suo cervello il 25% del volume rispetto a quello poi che sarà l'adulto, fino ai 3 anni che arriverà al 95%, che significa che cresce in maniera esponenziale e come cresce il suo volume, crescono anche. Quindi, nei 3 anni di vita, veramente bisogna dare il maggior numero di stimoli possibili. Si parla di nature and nurture. Quindi, il bambino quando nasce ha degli, diciamo, geneticamente, è predisposto, diciamo, all'apprendimento, ma poi dobbiamo dare noi degli stimoli, quindi noi, i genitori, insomma, chi si occupa dei bambini. Per raggiungere determinati obiettivi. Quindi è inutile dire è troppo presto, non è assolutamente presto per fare nulla. E quindi nutrimento solo di cibo, perché noi stia bene, che mangia, ha mangiato il bambino, però nutrimento anche di lingua, nutrimento linguistico e interazione. Esatto, poi come hai detto tu, i primi 3 anni di vita sono proprio fondamentali per l'apprendimento, cioè nei primi 3 anni di vita c'è proprio la costruzione dell'identità e della personalità del bambino che poi sarà quella per tutta la vita, cioè uno schema che si porterà dietro per tutta la vita, quindi i primi 3 anni sono proprio il tempo ideale per introdurre anche la lingua straniera. E ci sono tantissimi benefici, giusto? Allora, Si vuole sì. parlare di questo? Allora, io intanto metto anche a caricare, cioè di tutto di più, si vede che è il bello della diretta. Sì, il bello delle live. Il bello della diretta. Allora, a proposito della prima domanda, diciamo quella che ci fanno tutti, io volevo accompagnare ogni domanda da un libro, perché vede, ora sono in un'altra stanza, però ho preparato questo cestino Stupendo, pieno meraviglioso. di libri, ecco. E quindi abbiamo parlato della musica, dei suoni, della canzoncina, e sono molto importanti le nursery rhymes, che esistono in tutte le lingue e nascono proprio per apprendere con la loro rima. Quelle paroline semplici, anche non senso, cioè alcune non hanno un senso, sappiamo anche in italiano, e chi non conosce, e quindi in questo libro si può premere il bambino per premere il
possibilmente uno dei genitori può cantare, il suono della voce del genitore è fondamentale, ha dei benefici proprio nell'apprendimento. Quindi io dico, la voce del caregiver, la voce della maestra, della mamma, del papà, soprattutto della mamma e del papà, che sono le figure principali. Esatto. Vedo che ci state facendo una domanda, più di una, e è una domanda che noi abbiamo inserito tra le nostre domande, quindi tra poco rispondiamo, cioè se un genitore, se una mamma, se un papà non è bravo in inglese, cosa fare? Tra poco risponderemo anche a questo, quindi è solo una questione di attimi. Stupendo questo libro, veramente meraviglioso. E poi sì, sono d'accordo su questa cosa della voce, perché la voce è veramente la prima cosa che i bambini anche sentono già dal pancione, come dicevamo prima. Bellissimo. Mi raccomando, far la nanna con un libro, con una musica, non con i tablet. Giusto, giusto, è vero, è vero. E dicevamo che questo inserimento della lingua straniera, quindi di una lingua altra rispetto alla nostra lingua di origine, poi porta dei benefici immensi per il bambino, non solo perché conoscerà una lingua in più, che voglio dire è utilissimo ai tempi d'oggi, anche con la globalizzazione e tutto. Allora, qual è il titolo? Ci chiedono. Baby's very first noisy nursery rhymes. Naturalmente, magari lo scriviamo anche dopo, ve lo scrivo dopo. Ho dimenticato di dire che un anno fa sono diventata anche consulente della casa editrice Asborn nel lockdown, Wow. prima del lockdown, e questo ci ha aiutato molto perché la casa l'abbiamo riempita di libri in inglese, ovviamente. Quindi il mio obiettivo da allora, è Natale, inglese L'abbiamo persa, e italiano. forse l'abbiamo persa. Ti abbiamo persa un attimo. Bloccato un po', Ok, ok. adesso ti abbiamo di nuovo. Andiamo con la prossima, Sì, vai. andiamo con la prossima. Quindi dicevamo che ha dei benefici immensi, oltre al fatto di conoscere un'altra lingua in più, che è già di per sé un beneficio, quali altri benefici possono trarre i bimbi dall'insegnamento di una lingua straniera già in età precoce? Allora, diciamo che ci sono dei benefici proprio a breve termine, e poi ci sono quelli che anche in età adulta, insomma, da non sottovalutare, come quelli culturali. Ad esempio, naturalmente si vede completamente diverso, perché una parola si dice in un modo piuttosto che in un'altra, e quindi c'è anche un'apertura verso le altre culture. A livello lavorativo. Una maggiore apertura mentale proprio verso il diverso, e già questo, voglio dire, anche questo è un enorme beneficio. Pensiamo all'inglese, che è la lingua a livello usa in ambito commerciale, turistico e scientifico. Con l'inglese ti apre tutte le porte, puoi viaggiare, puoi scoprire anche in questo caso culture, quindi avvicinarti ad altre culture, ma anche trovare un lavoro in qualsiasi parte del mondo, anche un migliore stipendio e quindi anche a livello economico. E poi per quel che riguarda i benefici intellettivi, da non sottovalutare anche questi, perché il ritardo dell'Alzheimer, e non è poco, ma anche migliorare la memoria, la propria lingua madre, perché chi conosce più lingue fa molta attenzione proprio alla grammatica, al voler approfondire anche la pronuncia, e bilingue, insomma, anche per prendere più lingue. Molto semplice. E poi anche quell'abilità del multitasking, quindi sa fare più cose contemporaneamente. Esatto, è vero, sì, una maggiore anche flessibilità proprio mentale, la capacità di switchare da una cosa all'altra più velocemente, no? Chi conosce più di una lingua sa fare meglio anche questo, quindi anche, come dici tu, una serie di benefici non solo esteriori ma anche interiori, No, no. utilissimi. E con vi volevo far vedere
un libro proprio per i piccolini, è quanto una mano, cartonato, è una favola. Come si intitola? The Little Red Hen, e la gallinella rossa, è una favola classica, ha un insegnamento, e questo libro ha un QR code per cui anche chi non conosce la lingua può ascoltare in British English e American English. Mi viene da sorridere perché alcuni bambini hanno una pronuncia piuttosto che un'altra. Quindi poi i genitori vanno ad ascoltare quella preferita. Diciamo, ho scelto una favola che ha benefici di conoscere una lingua, ma anche benefici della lettura. E quindi questo è un altro capitolo che si potrebbe diciamo, approfondire, perché con la lettura si portano dei benefici agli adulti, ai bambini e al mondo stesso, perché si guarisce proprio il mondo. E pensate, dimentichiamo tutti i nostri pensieri e ci immergiamo nella storia. E il bambino è contentissimo, esatto, perché non stiamo col telefono e stiamo con loro raccontando una storia. Quindi... Esatto, raccontare una storia, indifferentemente dalla lingua che si utilizza per il bambino, è un momento poi fondamentalmente di relazione molto, molto intimo, molto profondo, che veramente lega tanto rafforza il rapporto genitore-bambino tantissimo. Io anche sono molto, molto legata a questo tema, quindi sicuramente lo approfondiremo. E da qui mi sorge un'altra domanda, una domanda che ci hanno fatto i genitori, che è la classica domanda: ma un bambino piccolo che ancora non sa parlare o che ha appena imparato a parlare, non si confonde se io parlo in inglese, in italiano, oppure due lingue simili come l'italiano e lo spagnolo, ad esempio, non fa confusione tra i due registri? Allora, la cosa importante è il metodo che si utilizza. Allora, se la famiglia è bilingue, quindi c'è ad esempio il papà che parla spagnolo, la mamma italiana, il papà arabo e la mamma italiana, indipendentemente da se assomigliano o non si assomigliano, sono gruppi linguistici diversi, si utilizza la regola One Language, One Parent. Quindi ogni genitore deve parlare la sua lingua. La sua lingua, Poi quindi naturalmente parla la mamma italiana, parla italiano, insomma. Giusto? Sì. se sono in Italia se sono in Italia il papà deve parlare comunque arabo o spagnolo, se il papà è spagnolo. Quindi purtroppo ci sono stati anche casi, insomma, che poi siamo riusciti a intervenire. Un papà inglese che vive nel mio paese, che parlava italiano perché col bambino voleva esercitarsi in italiano, voleva migliorare il suo italiano e praticarlo col bambino. Abbiamo detto no, questa possibilità, diciamo, di È imparare unica. la tua lingua, la madrelingua del papà, e l'abbiamo riportata retta via. E se invece tutti e due i genitori sono italiani, si confonde il bambino se ogni tanto si Allora, parla in inglese e ogni tanto in italiano? Non ti sentiamo? se la famiglia è bilingue. Ok. Mi senti? Ok, se la famiglia è monolingue, occorre dedicare qualche minuto, 10 minuti, mezz'ora al giorno con delle routine, che poi sono quelle che io adesso sto facendo con le mie rubriche. Giochiamo in inglese, quindi giochiamo in inglese, e quindi si è, tra virgolette, abbandonato l'italiano e si fa qualcosa in inglese, si canta, si legge, si gioca, prova a fare il cavalluccio sopra la mamma, sopra il papà. Ad esempio, io ho portato, vi posso mostrare un puzzle, ecco, si può giocare ad esempio con un Bello questo. puzzle. Sono animaletti, in questo caso della giungla, quindi chi non conosce elephant, giraffe, e poi comunque abbiamo internet, ascoltiamo anche la pronuncia e possiamo prendere questi puzzle
puzzle a due pezzi, imparare, il bambino quindi, diciamo, c'è stimolazione, motricità fine, insomma, questo facile, da un anno, certo. due anni, e quindi possiamo chiedere, what animal is this? E il bambino può indovinare anche, può dire lion, sono anche i colori, bello. E questo anche poi, tra l'altro, questo è adatto anche a bambini molto, molto piccoli, perché sono degli incastri molto grandi. Sì. Quindi io lo proporrei anche già da un anno, ad esempio. Assolutamente sì, questo del puzzle, i nomi degli animali. Quindi dedicare comunque un momento specifico a giocare in inglese, in inglese, insomma, un momento dedicato della giornata in cui si gioca così, cioè proprio come un gioco, quindi non come un ti sto insegnando l'inglese, ma in maniera molto spontanea. Prima di tutto ci dobbiamo divertire noi, altrimenti non si percepisce. Se poi vogliono guardare, che ne so, anche i cartoni, sì, si possono guardare anche i cartoni in lingua, ad esempio da YouTube, i miei figli amano Robin Hood, quindi anche in spagnolo, in lingua, però non li lasciamo, diciamo, troppo da soli, nel senso stiamo anche con loro, perché altrimenti non c'è quell'interazione, quindi fare domande, il dialogo, cosa sta succedendo, e non vi Assolutamente sì. Poi questo dovrebbe essere fatto a prescindere con la TV, ovvero invece di lasciare magari il bambino tutto il cartone da solo, interagire anche intervenendo, raccontando la storia. Guarda, guarda che bel vestito che ha quella principessa, guarda che ammazza che castello grande. Insomma, commentare insieme lo distoglie un po' da quell'incanto che c'è della TV e crea anche uno scambio. E quindi anche in inglese, chiaramente, stessa cosa. Come sai, c'è bisogno di una interazione, quindi di un dialogo proprio per sviluppare i neuroni, insomma, l'interazione tra neuroni, la connessione tra neuroni. La TV invece dà una stimolazione unidirezionale, quindi il bambino è passivo, delle volte sta col tablet, non ne parliamo, anche a livello visivo. C'è tutta quella serie di immagini che scorrono e comunque il bambino rimane lì quasi come assuefatto, cioè proprio si creano dipendenza. Questo è reale, è scientifico, quindi assolutamente sì. E qui appunto Questo è un altro volevo capitolo rispondere proprio. Volevo a aggiungere, questa domanda. sì. Aspetta che ti sentiamo un po' a scatti. Vediamo, ti sentiamo? Allora, No, non ti vediamo se mi sentiamo. sentite. Ok, un po'. Mi sentite un Così, po'? così. Anche io non... A proposito di questo argomento, volevo dire che possiamo delle volte parlare in italiano quando dobbiamo spiegare. Il bambino non ha capito la favola, oppure non arriviamo alla fine. Vi faccio un riassunto. Infatti adesso nelle mie videoletture sto facendo così, perché anche i genitori che mi seguono mi dicono: io non ho capito niente. E non riescono neanche a seguire con i bambini, quindi a spiegare, perché loro l'inglese non lo sanno proprio. Allora, diciamo, il feedback è importante. Io nelle mie lezioni non faccio la traduzione, però delle volte le persone si distraggono, allora poi si avvicinano. Cosa sta succedendo? E allora io dico: guardate, c'è la gallinella che ha chiesto una mano, eccetera, eccetera. E loro poi si interessano di nuovo e si avvicinano e ascoltano la storia in inglese. Quindi, diciamo, non vi preoccupate se delle volte è importante fare un riassuntino, però non tradurre quello che state leggendo, parola per parola. Oppure cercate di fare la domanda in inglese. Naturalmente, ora viene la domanda, credo, collegata. Io in Eh inglese non sì, lo conosco esatto, cioè, proprio. proprio collegato a questo. Cioè, se io mamma, se io papà non conosco proprio l'inglese o comunque non sono ferrata, come posso fare? Che cosa faccio? Posso fare qualcosa? Allora, sì, si impara insieme.
si impara l'insieme, l'inglese o la lingua insieme. Come abbiamo detto prima, è lo stesso metodo, un metodo naturale, cioè senza costruire diciamo qualcosa che non c'è, ma a dedicare del tempo alla lingua. Quindi le stesse cose che abbiamo detto prima, però bisogna mettersi in gioco. Non avere paura perché non è facile, i bambini inizieranno a dire magari no, e poi la gente intorno a noi inizierà a dire ma che stai facendo, eccetera, eccetera. Quindi veramente è bella, però è bello che magari ci si sta avventurando verso qualcosa, magari da piccoli non si è appreso l'inglese, un'altra lingua, e quindi adesso è un'esperienza nuova. E io, per esempio, do come supporto questo libro, che in realtà è un pannello sonoro, dove si inseriscono delle schede, si preme sulla immagine e si ascoltano paroline, tante paroline, ci sono le prime paroline. E poi ce n'è un altro un po' per prepararsi alla scuola, quindi uno step successivo sui 4-5 anni. E quindi, diciamo, non ci sono scuse, dico io, non ci sono scuse, questo è, si preme. Sì, anche perché poi oggi anche con internet, con gli audiolibri, ci sono tanti modi per ascoltare la pronuncia, tanti modi i genitori hanno oggi per comunque ascoltare, anche cominciando appunto dalle paroline più semplici che magari forse conosciamo tutti o forse no, come gli animali, i colori, i numeri, insomma, partire dalle cose semplici e poi piano piano magari andare a scalare. Ci chiedono come si chiama questo libro qui, l'ultimo. Allora, questo libro si chiama Listen and Learn First English Words, sempre della casa editrice Asborn, e poi l'altro è, si chiama Get Ready for School, che è invece per i quattro, lo step successivo. Si è bloccato un po'. Poi possiamo tutti, insomma, possiamo fare una carrellata. Così. Vediamo un po' se abbiamo. Certo. Poi considerate che se andate a vedere il profilo Instagram di Teacher Tonia, ci sono tantissimi libri lì, quindi potete trovarli, potete trovare un sacco di spunti, di cose da acquistare o da proporre ai vostri bambini, insomma, avete tutto, trovate un sacco di cose bellissime. E un altro problema, cioè, se ad esempio io con tutta la mia buonissima intenzione mi metto lì a parlare al bambino, a giocare, a cercare di proporgli queste paroline o di leggere un libro, ma il mio bambino non ne vuole proprio sapere di ascoltare l'inglese, di leggere lingua straniera, no, oppure non gli piacciono i libri, che cosa faccio? Bloccato, sì, ogni tanto si blocca, ogni tanto ti perdiamo. Forse l'abbiamo persa, vediamo. Ah, ok, ora sì. Molto vediamo. Poco. Mi vedi? Ok, adesso si è sbloccato. Mi vedi? Sì, ora sì. Ok. Allora, ti rispondo subito. Ci sono due casi. Il primo caso è quando i bimbi sono piccolini. Allora dicono, non è interessato ai libri, non gli piacciono, io leggo, ma lui non mi ascolta proprio. Allora là sbagliamo, perché i piccolini, c'è un'immagine che dovete tenere a mente, a me mi è rimasta in mente, noi abbiamo nella nostra testa una frecciolina o un'altra frecciolina, cioè la nostra attenzione si rivolge a un paio di cose. Invece i nostri figli, i nostri piccolini, diciamo nel primo anno di vita, nei primi anni di vita, tantissime freccioline, quindi la loro attenzione è attratta da tantissime cose che sono l'immagine, vogliono toccare, assaggiare diciamo, i sapori, per cui noi li stiamo ascoltando. Sembra che a loro non interessa perché si girano, giocano, gattonano, in realtà prendono
più di noi, perché apprendono il loro cervello attivo il doppio, per cui noi andiamo avanti. Nel momento in cui però sono un po' più grandi e quindi lì ci iniziano a dire no, per esempio mio figlio ha iniziato a dire no, l'inglese è solo a lezione, mamma parla bene, allora là devi andare con qualcosa che piace a loro, cioè con i libri attività, ad esempio. E quindi non trovare devi scegliere la interesse. Sì, gli piacciono gli stickers, disegnare, colorare, i supereroi, i dinosauri. Ecco, a loro che cosa piace? Non devono scegliere il libro il genitore, ma deve scegliere proprio il bambino. Magari no, può essere anche non adatto, ma lui ha scelto quello, lasciali quello, legge qualcosina in inglese, e, per esempio c'è da ritagliare, colorare, col pennarello cancellabile, qualsiasi cosa. E vi posso fare un esempio per le bambine, ad esempio, degli sticker book con queste patine meravigliose. Allora la mamma dice, no, ma gli stickers non è un libro serio, cioè magari il libro d'inglese lo ritengono che sia un libro che si legge, invece no, qua ci sono delle paroline, c'è qualcosa per andare. Quindi si gioca fondamentalmente, cioè utilizzare comunque lo strumento gioco, anche gioco. In realtà cantare canzoncine, insomma veramente ci si può sbizzarrire. Qui mio figlio, l'accampamento dei vichinghi. Fantastico! Ma è bello perché la devi usare il cuore. Devi ritagliare bene, devi leggere le istruzioni, i numeri, incollare, e è molto interattivo. Oppure ad esempio da colorare per i più piccoli, qua però c'è tutta la storia della natività. Ecco, c'è la scusa, mentre loro colorano tu li leggi la storia. Mentre per... Certo. Dobbiamo, diciamo, cercare noi di andare incontro ai loro bisogni, nel senso che dobbiamo toglierci questa mania adultocentrica di dover magari fare la lezioncina d'inglese al bambino di 2 anni, 3 anni, e invece porci proprio in uno stato di ascolto, di capire che cosa piace al bambino e utilizzare quello strumento per arrivare al mio obiettivo, ovvero magari mentre tu colori, come dicevi tu, io ne approfitto per leggerti questa cosa in inglese o per cantarti una canzoncina in inglese. E comunque non deve essere mai forzato, perché poi quando diventa una forzatura è l'ultimo modo per far piacere qualcosa al bambino, deve essere qualcosa che gli piace chiaramente. Quando crescono e ti dicono di no, puoi diminuire, ma non mollare. Perché mi è capitato, quindi poi ho letto questa frase, diminuire, ma non Lilly, mammabilingue.com, Lilly esposto, diminuire, ma non mollare. Ma non mollare. L'hai perso. Ma questo dipende, questo fa parte di tutte le regole che noi diamo. Delle volte la TV, ok, stai un po', però poi spegni, cioè, ma non mollare, devo vincere io che sono mamma, che sono educatore, e quindi per i più piccoli invece quello che dicevo, le parti mobili, per esempio, qua ci sono delle ruote, oppure ci sono degli altri libri con il trenino, la macchinina con la a molla, e quindi alcuni, ma no, ma ci gioca solo. Che ci gioca già è una cosa. Va bene, va benissimo. È un bambino. Sì, però ci dobbiamo metterci noi insieme. Qualcuno dice no, voglio. Esatto. In autonomia non lo leggerà mai. No, non li dobbiamo portare, ma dobbiamo stare. Noi dobbiamo accompagnare il bambino comunque, dobbiamo accompagnare il bambino, anche perché a volte magari il bambino in quel momento dice no, ma magari è solo il momento della giornata sbagliato, o magari è solo una fase, è solo un periodo, dopodiché noi diminuiamo un po', non molliamo, e magari dopo in una fase successiva della crescita il bambino sarà ancora più entusiasta, proprio perché noi non abbiamo forzato, ma magari abbiamo solo un po' diminuito, sempre andando incontro ai suoi bisogni. Sì, quindi sì, incrociare sì, i bisogni di entrambi. Che un altro, che bello questo! A tema pasquale,
sappiamo che i piccolini non distinguono se è vero o non vero, quindi anche io quando uso le mie lezioni Polly, the parrot, quindi i piccolini si avvicinano, mettono la mano, vogliono prenderlo, acchiapparlo, perché loro pensano sia vero. Fanno le carezze. Sì, quindi qui in ogni pagina c'è un... Quindi in ogni pagina nella storia c'è sempre questo lem, questo tema con Poppy and Sam, che è uno dei... C'è una mamma che ci ha chiesto se ci sono degli sconti per i libri Usborn. Allora, ci sono tanti benefici partecipando a dei party virtuali. Sto facendo dei mercati virtuali perché reali non si possono fare. E devo dire che col passaparola stiamo divertendo un po', stiamo facendo su Facebook, su WhatsApp, e quindi chi vuole mi può contattare, gli spiego meglio come fare, perché veramente diciamo, si può usufruire di tanti benefici, ci sono dei concorsi, libri per le scuole anche, che hanno sempre un budget molto basso, quindi anche insegnanti magari... Accessibili. Diciamo possono essere interessate ad avere veramente libri in omaggio. Volevo farti un'ultima domanda io, in base a quelle che ci hanno fatto i genitori prima, e poi leggiamo anche una domanda che ci hanno appena fatto. La domanda che mi sono segnata io è utile ascoltare, ad esempio, musica inglese, musica straniera, non da bambini? Con i bambini, quindi musica, una canzone in inglese, una canzone normalissima che ascoltiamo noi tutti i giorni, ascoltarla con il bambino può essere utile? Allora, sto ritornando un po' indietro quando ero piccolina. Io amo la musica, amo cantare, devo dire grazie a mia madre, perché lei ha sempre lavorato, lei è una cuoca bravissima, ha sempre lavorato col sottofondo della radio. Anni 80, quindi tutta quella musica io la so a memoria. Quindi non è musica per bambini, cioè c'erano anche le canzoni dei cartoni, quelle anche là, Cristina D'Avena, ma queste musiche anni 80 in inglese, io me le ricordo, cioè so proprio la pronuncia, quindi posso dire proprio per esperienza, ma anche sempre per le neuroscienze, che fare ascoltare la musica già dal pancione, che alla mamma piace, gli permette di trasmettere proprio delle emozioni. Quindi dicono la musica classica, se alla mamma piace, se alla mamma non piace, no, la No. mamma piace, no, no. Realmente è rilassante. Mamma piacciono i Queen, che ascolta Queen, il bambino diciamo sarà più stimolato. Io amo la musica classica, nel senso che l'ho scoperta proprio anche grazie ai libri. E ce ne sono alcuni che parlavamo prima della nanna. Se leggiamo e ascoltiamo musica rilassante, tanti brani, veramente ci rilassiamo insieme, ma anche in un altro momento, sia quello della nanna. Quindi alla mamma, al papà, cosa piace? Cantiamo insieme. Abbiamo detto già la musica, cantare, quindi e sicuramente il bambino piacerà. Poi quando crescerà avrà i suoi gusti, però assolutamente sì. E una mamma o un'educatrice, non so, ci arriva questa domanda. Che cosa ne pensi di genitori che vorrebbero iscrivere i propri bambini a una scuola bilingue, ma hanno paura di sovraccaricarli o di rendere più difficile il loro percorso? Allora, siamo arrivati alla fine diciamo, della nostra diretta, i vari argomenti, le varie domande. Magari chi non ha seguito può vedere dopo la registrazione. Assolutamente i bambini non si stressano, non si sovraccaricano, anzi, nei primi 3 anni più stimoli gli diamo e più gli permettiamo di raggiungere, diciamo, quel potenziale che loro hanno a livello genetico. Quindi quello che naturalmente però rispettiamo i bambini, come abbiamo già detto, quindi facciamo calcetto, cioè rispettiamo quello che loro vogliono fare. Allora, all'inizio però diamogli degli stimoli, per esempio, cioè, io collaboro con
Kids, questa cosa di musica, e il maestro Gino mi diceva: è stata mia madre che mi ha detto, vuoi fare, vuoi imparare pianoforte, scuola di pianoforte, ma è stata la mamma che le ha dato queste idee. Lui non ci avrebbe mai pensato, quindi farli provare magari a fare delle attività, fare un corso di musica, un corso di lingua, fare calcetto, però poi vedere ti piace, cioè chiedere, vuoi continuare? Esatto. Perché poi i bambini ci parlano, cioè i bambini ce lo dicono, vedere anche qual è l'interesse del bambino, perché noi dobbiamo sempre andare incontro. È chiaro che noi dobbiamo stimolarli e dobbiamo creare un ambiente fertile perché possano svilupparsi queste anche capacità, anche la lingua straniera. Però andare incontro al bambino, cioè non deve essere mai, mai una forzatura, deve sempre avvenire tutto in maniera molto, molto spontanea, molto naturale, quasi proprio come un gioco, come abbiamo detto per tutta la diretta. Quindi no, comunque non si confondono, l'abbiamo detto prima, e quindi insomma tra i due registri sono diversi. A proposito dei corsi, allora, scuole, corsi di inglese, anche io tengo dei corsi di inglese, però sto cercando di fare meno io, cioè al centro ci devono essere più bambini e genitori. Chiedi alla bambina che colore è quello, vai insieme a lei, apri la porta, eccetera, eccetera. Perché poi loro possono essere più autonomi. Continuare quei 10 minuti, mezz'ora, come abbiamo detto prima. Il corso di inglese di un'ora a settimana senza fare nulla a casa con i genitori dà pochi risultati. Quindi Certo, un consiglio di sempre. allenarsi a casa è sempre la cosa migliore perché poi è il posto dove comunque il bambino sta più tempo e comunque sta con le sue figure di riferimento, quindi insomma fondamentali. E allora, che ore sono? Vediamo che ora abbiamo fatto. Abbiamo Siamo fatto le 10, non mi sembra ci siano altre domande, ma siamo puntualissime noi siamo state. sempre, dai. Esatto, siamo state proprio puntuali. Allora, teacher Tonia, tu ci vuoi salutare in un modo speciale? Allora, sì, intanto vi voglio presentare. Hello, my Hello! name is... Hello, my name is Unicorn. Allora, purtroppo ho una mano occupata e l'altra così non mi Con parla. l'altra. Allora, finora abbiamo detto un po' di cose teoriche, cose pratiche, però adesso volevo mostrarvi questo libro per sintetizzare un po', cioè come leggere in inglese ai bambini. Quindi magari non si sa da dove si deve partire, il bambino si distrae, si annoia. Posso dire anche questo, se il bambino non vuole leggere, avete letto una pagina, chiudete il libro perché è inutile forzare, come abbiamo detto prima. Però noi oppure leggiamo, continuiamo a leggere noi, però Per senza... conto nostro. Allora, questo è un libro tattile e sonoro. Molto spesso mi chiedono imparare i numeri, imparare gli animali a contare e che altro. E poi con questo libro si può anche giocare perché si fa il solletico agli animali. Quindi io mentre faccio il solletico agli animali faccio il solletico al mio bambino. Quindi in questo caso tico tico do chin. Io faccio così. E tocco le parti del corpo, quindi aggiungiamo anche le parti del corpo. Oppure giriamo la pagina. No, no, facendo. Sparito. Tickle the belly, per esempio la zebra. Io ho sempre una manina. Guardate le pagine coloratissime. Bellissimi. Tickle the belly al bambino. Possiamo contare i fiorellini. Let's count the flowers. 1, 2, 3, 4, 5. What color is it? Pink.
E quindi possiamo veramente giocare sbizzarrirci proprio in tutti i modi con questo libro. Poi vi voglio mostrare ancora un altro libro. Mi puoi chiudere per favore la porta? Grazie. Allora, non sono riuscita a... Allora, vi potete prendere il pennarello si vede il mio dito? Ok. Sì! Ok, disegnare gli occhietti, nasino e la boccuccia e giocare con le dita con questo libro dove si inseriscono proprio le dita. Wiggle, 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 wiggle. E all'ultima pagina qui sono i vermetti. Quindi che gioco più bello? Giocare col corpo dei nostri attori. Guardate qua in questa... Bellissimo, si infilano tutte le dita. Sì, e volevo cantare con voi una canzoncina, ok, quindi col ditino, quindi iniziamo con questa canzoncina. Enzo, vai. One little finger, oh scusate, one little finger, one little finger, one little finger, tap, 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 point your finger up. Point your finger down. Put it on your nose. Nose. Tap, tap, tap. E così andiamo avanti con tutte le parti del tutte corpo. Le dita. Sì. E anche corpo, diciamo, sì, tocchiamo chin, arm, leg, foot. tutte le... Sì, quindi come si apprende, come si legge, così, proprio divertendoci. Dobbiamo divertirci. Stop. È vero, guarda, sono d'accordissimo, ci dobbiamo divertire noi per primi perché è l'unico modo, l'apprendimento passa per il piacere, mai per le forzature, mai per le sgridate, mai per ti obbligo a stare qui adesso, ma proprio il piacere è la base di tutti gli apprendimenti, quindi assolutamente sì. Ci salutiamo? Yes! Grazie a tutti per averci seguito, grazie anche a chi ci sta guardando in differita, chi sta guardando la registrazione. E speriamo di avervi dato un po' di spunti utili. Potete contattare Teacher Tonia per qualsiasi dubbio, curiosità, per i libri dal suo profilo. E niente, vi salutiamo. Good night! Thank you! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye.